Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Missione Salute, Marche Nord, istruzioni per l'uso. Siamo arrivati all'ultima puntata, sembrava ieri che avevamo iniziato subito questa nuova trasmissione che ha riscosso da subito tanto successo. Dopo 2 mesi e 8 puntate siamo qui, si conclude questa sera questo primo ciclo di appuntamenti con l'azienda Marche Nord, i suoi servizi, i suoi operatori, quello che avviene dentro i reparti. Noi siamo entrati, l'avete visto in questi 2 mesi con le nostre telecamere, dentro le sale operatorie, negli ambulatori dove i medici operano e prestano il loro servizio. L'altra parte importante di questa trasmissione è sempre stata, e lo sarà anche questa sera, le vostre telefonate, il vostro contributo, e vi invito fin da ora a farlo, a prenotare il vostro intervento allo 0721 86 1433, ormai il nostro numero consueto di Fano TV, perché questa sera nelle poltrone dello studio di Missione Salute ci sono gli operatori del reparto di oculistica, un altro reparto di eccellenza dell'azienda Marche Nord, l'ultimo che visitiamo per questa edizione, ma sicuramente sarà di grande interesse perché l'occhio, la vista è uno degli apparati, uno degli organi del nostro organismo più importanti, e sono tante le patologie che possono colpirlo e che possono attraversare la vita di ognuno di noi. Io porto gli occhiali da quando ho 11 anni, quindi sono uno che con gli oculisti ha avuto grande affare. E quindi, insomma, se queste sono le vostre domande, se questi sono i vostri quesiti, nella seconda parte potrete affrontarli direttamente con i medici che lavorano nel reparto di oculistica di Marche Nord. Allora presentiamoli subito. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Allora salutiamo subito il dottor Giuseppe Pellegrini, insomma, il direttore primario dell'unità operativa di oculistica. Accanto a lui Lara Mariani, la caposala oppure la coordinatrice, che dir si voglia, e accanto a lei Marta Lettieri, un oculista, una giovane oculista del reparto. Dottore, un ultimo acquisto possiamo dire, insomma, ultimo ma non ultimo. Insomma. Ultimo ma non ultimo. Ma non ultimo perché ce ne saranno altri prossimamente. Senz'altro. Bene. Allora, dottor Pellegrini, insomma, tanta esperienza, tanto lavoro in quel reparto, adesso lo dirige, un'eredità importante. Fano e Pesaro hanno sempre avuto una grossa tradizione oculistica, si è rafforzato il concetto di lista d'attesa, avete lavorato tanto, poi ne parleremo, ma parliamo dall'oggetto del vostro interesse, l'occhio, questo organo così affascinante del nostro corpo umano. Insomma, quali sono i segreti dell'occhio? L'occhio è un organo di senso al pari dell'olfatto, dell'udito, del gusto. Dunque è caratterizzato fondamentalmente da apparati recettivi, in particolar modo la struttura retinica, che è un'estensione del tessuto neuronale al pari dell'encefalo, del cervello, e dunque veicola gli impulsi luminosi che provengono dall'esterno, che eccitano questa membrana neurologica, appunto, che è la retina, e che poi gli impulsi luminosi vengono trasdotti in impulsi elettrici, e questi impulsi elettrici attraverso le vie ottiche arrivano alle aree visive. In realtà la zona che vede del nostro organismo è l'encefalo, le aree corticali encefaliche. In realtà l'occhio è soltanto una macchina che trasduce degli impulsi luminosi in impulsi elettrici. Quindi, insomma, è importante capire anche il fatto che è a contatto diretto con l'esterno, cioè quindi è un organo permeabile, per cui questo ha una funzione anche di comunicazione con l'esterno. Questo forse complica un po' le cose, no? Sì, si dice che sia lo specchio dell'anima, in definitiva. Ecco, in definitiva. Va bene. Allora, guardiamo subito, entriamo nel vivo con il primo cartello, vediamo. Insomma, l'attività, chiaramente come sempre finora vi abbiamo proposto, sono dati che riguardano il 2015, però
Per sommi capi abbiamo raggruppato i capisaldi della vostra attività ambulatoriale, che si attesta sui oltre 17.500 visite, per cataratta 2.000 e rotti, iniezioni intravitreale 1.400, esame dell'occhio in senso generale più di 4.500 visite, il campo visivo 1.858, l'angiografia 2.836 e il test per il glaucoma 609. Allora, sì. Dottor Pellegrini, insomma, un'attività ambulatoriale, insomma, e di visite di notevole entità, insomma, voi avete un impatto, insomma, con l'utenza, con i pazienti, importante. Sì, sì, assolutamente sì. Se lei considera che questi sono numeri in realtà di attività diagnostica, al di là di intervento per cataratta, che viene raggruppata nell'attività ambulatoriale. Dunque, assolutamente un'attività diagnostica assolutamente molto molto spinta in termini numerici, perché come lei ha potuto vedere 17.000 prestazioni ambulatoriali sono un'enormità. A questo si affiancano le procedure chirurgiche che noi effettuiamo, che sono divise in ambulatoriali, in one day surgery, cioè coloro che si operano e rimangono soltanto in giornata, e ricoveri ordinari che invece pernottano. Dunque, cioè, complessivamente seguiamo, nel 2015 abbiamo seguito 4.500 procedure chirurgiche. Quindi, che si affiancano all'attività di visita ambulatoriale. Ecco. Lei consideri che normalmente, e questi poi sono dati che non compaiono, l'attività ambulatoriale post chirurgica, cioè di visita dell'operato, se minimo vengono visitati 3-4 volte dopo l'intervento, nell'arco del mese, e dunque in definitiva quelli sono ulteriori dati da aggiungere che, insomma, rappresentano un'attività assolutamente rilevante, direi. Assolutamente. Quindi anche il follow up del paziente ha una importanza non solo in termini proprio numerici, ma proprio anche come insomma, rapporto, come consolidamento delle terapie e degli interventi che fate. Assolutamente sì, perché diciamo, per attività diciamo, più tranquille dal punto di vista chirurgico, per cataratta o chirurgia degli annessi, e per annessi intendiamo congiuntiva, palpebra, l'attività di controllo post-operatorio è sicuramente più limitata, mentre invece è più importante nella chirurgia ad elevata complessità, tipo distacco di retina, procedure in camera vitrea, per cui procedure chirurgiche per risolvere problemi di pressione oculare, per cui per glaucoma, che sono ad elevato rischio di complicazione anche post-operatoria, e in questi casi è necessario osservarli nel tempo anche più volte. Allora, siamo stati, come sempre, con le nostre telecamere nel reparto in questi giorni. Adesso vi facciamo vedere che cosa abbiamo visto e soprattutto di che cosa ci ha parlato il dottor Pellegrini. Guardiamolo insieme, poi qualche minuto e ritorniamo qui in studio. Il servizio oculistico a Marche Nord è strutturato su 3 presidi ospedalieri, e in particolar modo Fano, ospedale Santa Croce, Pesaro, ospedale San Salvatore, e sempre Pesaro, Muraglia. Diciamo che a Pesaro San Salvatore seguiamo tutta la diagnostica in ambito oculistico, effettuiamo l'attività di pre-ricovero per i pazienti provenienti dal bacino di Pesaro, che poi si opereranno, come vi illustrerò, su Fano. Dunque l'attività di Pesaro in definitiva è un'attività ambulatoriale di pronto soccorso oculistico, di consulenza presso i reparti afferenti al presidio di Pesaro, e attività di preparazione paziente operando, che poi verrà sottoposta a chirurgia oculistica presso il presidio Santa Croce. Passando da Pesaro a Muraglia ha l'attività prevalentemente diciamo indirizzo ambulatoriale. Dunque seguiamo tutte le attività
di diagnosi e di cura inerenti all'attività ambulatoriale, tipo esame forangiografico, esame CT, c'è cioè tutta l'attività di ortottica e di visita oculistica in definitiva. E lì eseguiamo la maggior parte dell'attività ambulatoriale della struttura Marche Nord oculistica. Mentre invece sul presidio di Fano, che ha prettamente una specializzazione chirurgica, per la chirurgia specialistica, eseguiamo tutta la chirurgia specialistica oculistica di tutti i pazienti provenienti chiaramente dal bacino di Pesaro, da Fano e dall'entroterra in definitiva. Eseguiamo circa 4.500 interventi all'anno di chirurgia oculistica complessivamente, ripartiti in chirurgia della cataratta, in chirurgia della retina, in trapianto di cornea, in chirurgia del glaucoma, in chirurgia degli annessi. Per annessi intendiamo palpebre, congiuntiva e vie lacrimali. In particolar modo la via lacrimale c'è un'integrazione funzionale con il reparto dell'otorino dove l'intervento viene fatto con la collaborazione, diciamo, l'otorino utilizza l'attività oculistica come collaborazione nella chirurgia e viceversa. Oltre chiaramente il Santa Croce, oltre all'attività chirurgica, svolge tutta l'attività di cui ho parlato prima, che si svolge a Moraglia, questa si svolge anche presso il presidio Santa Croce, dove presso i poliambulatori svolgiamo attività di diagnosi e di cura di patologie in ambito ambulatoriale e di esami preoperatori chiaramente. Come pure svolgiamo attività di pronto soccorso. Dunque, il pronto soccorso oculistico è collocato sia sull'ospedale Santa Croce che sull'ospedale San Salvatore. Questo per evitare lo spostamento dei pazienti da un presidio all'altro e per offrire chiaramente il maggior comfort possibile per accedere alle cure. E questo era per così sommi capi, dopo entreremo anche nello specifico, quello che insomma è un po' la vostra suddivisione, come avete razionalizzato il vostro servizio. Che cosa c'è alla base di questa razionalizzazione? Perché l'avete pensata in questo modo? Diciamo che la direzione generale, quando mi ha affidato la possibilità di rivedere l'organizzazione dell'oculistica Marche Nord Pesaro Fano, ho subito pensato che fosse necessario individuare un luogo dove si potesse seguire chirurgia e solo in un luogo. Questo per una problematica di sicurezza. Diciamo, la chirurgia oculare è una chirurgia ad elevata complessità. Necessita del controllo diretto di chi esegue la chirurgia e di chi controlla. Gli ambienti di sala operatoria, essendo funzionanti H12 come attualmente, sono luoghi continuamente, diciamo, testati e dunque in definitiva più sicuri per chi accede alle cure. Dunque, in definitiva, lo spazio per le 12 sedute operatorie di oculistica che effettuiamo ad oggi era possibile soltanto su Fano. Ho visitato gli spazi chirurgici, li ritenevo assolutamente idonei e mi sono concentrato su indirizzare la chirurgia in un unico presidio. E questo ha dato i risultati che io mi aspettavo perché pre-Unione Fano-Pesaro eseguivamo 2.500 interventi complessivamente dei due presidi separati. Ad oggi l'unione dei due presidi a ISO risorse, perché questo è importante dire, Ecco. a ISO risorse, ha prodotto un aumento di attività di circa 2.000 procedure chirurgiche. Dunque ha portato risultati al di sopra, devo dire la verità, delle mie aspettative. Anche perché quando ci si unisce no, è sempre complesso, dunque si entra in un meccanismo complesso e organizzare, insomma, non è stato semplice. Lo è divenuto man a mano che la strada si apriva, grazie alla collaborazione di tutti i colleghi medici e
del personale infermieristico, della caposala in particolar modo, che ha reso molto più facile questa nostra nuova avventura. Ecco, un'avventura che ha dato subito dei frutti immediati, perché nell'arco di, insomma, possiamo dire 24 mesi avete, come dire, svoltato e vi siete attestati su tempi d'attesa, soprattutto su una patologia che, insomma, dà un po' da pensare a molte persone, o è quella che nell'immaginario collettivo è quella che colpisce di più, stiamo parlando della catarata. Avete non solo dimezzato i tempi, ma siete andati addirittura brevemente in linea con i dati regionali. Sì, l'intervento per cataratta è sicuramente l'intervento numericamente più importante che un'unità operativa oculistica effettua. Partivamo da tempi di attesa enormi, insomma, parliamo di anni. E ad oggi, dopo soltanto, come diceva giustamente lei, dopo soltanto 2 anni, abbiamo livellato i tempi di attesa alle codifiche regionali, cioè quello che la regione ci consiglia di fare. Ecco, quindi adesso, se al di là, insomma, del caso singolo, mediamente il tempo d'attesa per un intervento a quanto si attesta? Ma il tempo d'attesa è molto variabile in dipendenza della patologia, di quanto la cataratta incide in maniera negativa dal punto di vista visivo. Dunque, un paziente che vede poco si opera in poche settimane. Per vedere poco intendo un paziente che vede 2-3 decimi per ogni occhio, dunque ha una limitazione importante nelle normali funzioni giornaliere. Un paziente invece che ha una piccola cataratta, che ha soltanto un disturbo visivo, diciamo, correggibile con lenti tempiali, con lenti, per cui con occhiale, si opera nell'arco di 6 mesi, un anno. Insomma, e quindi, insomma, rispetto a prima siamo assolutamente, assolutamente sì. Insomma, in linea. Allora, sì. Come abbiamo, insomma, avuto nella prima puntata, la cosa non è casuale, nell'ultima puntata abbiamo una parte insomma, essenziale, importantissima, di ogni reparto e di ogni struttura, insomma, che si chiami tale, e che sono, insomma, quelle, insomma, professionalità che vi affiancano nell'attività giornaliera, e che sono, insomma, il corpo infermieristico, tutti gli operatori, gli OSS, insomma, tutti coloro che vi coadiuvano nella vostra azione. Ed è qui, insomma, Lara Mariani, che è caposala, o, insomma, coordinatrice secondo le nuove nomenclature, e, insomma, come è stato per la sua collega, rappresenta, insomma, in questo momento un po' tutta la categoria. E qui anche però per chiarirci alcuni aspetti importanti che gestite proprio voi, perché, insomma, il primo impatto spesso col paziente ce l'avete voi. Abbiamo imparato cos'è il triage e lo abbiamo intuito, e questa è una parte importante. Spieghiamo il perché di quello che accennava il dottor Pellegrini prima, di questa classificazione, di capire chi è, insomma, più urgente. Le persone che vengono inserite in lista d'attesa per eseguire un intervento chirurgico presso la nostra struttura vengono classificate in base a questi codici di priorità. Il codice è assegnato dallo specialista. E esistono 4 codici. Il primo è il codice A, che prevede l'esecuzione dell'intervento entro 30 giorni dalla messa in lista, il B entro 60 giorni, il C entro 180 e il D alla fine entro 365 giorni, quindi entro un anno. Questo, come diceva prima il dottor Pellegrini, dipende dalla tipologia dell'intervento e dalla caratteristica clinica che presenta la patologia. E per cui qualche volta magari ci capita di sentirci dire dall'utente che ci telefona: magari il mio vicino di casa è stato visitato dopo di me ma è già stato operato. Quindi la motivazione deriva proprio da questo fatto qua, che in base al codice che viene attribuito alla persona viene poi eseguito di conseguenza l'intervento chirurgico. Non è in ordine di arrivo, no, ma è in ordine di importanza, di gravità, come, diciamo, diceva così, prima. Come viene un po' per il pronto soccorso. Esattamente. C'è un codice di priorità, e chiaramente.
Ma è difficile far comprendere questo aspetto, cioè ci mettete del vostro, insomma. Immagino. Ci mettiamo del nostro, spieghiamo, ci sono comunque gli specialisti che fanno dal filtro, perché quando inseriscono il paziente in lista d'attesa comunque lo informano e quindi il paziente comunque conosce la sua situazione e il motivo per cui può aspettare poco o più tempo. Abbiamo un numero di telefono al quale ci si può rivolgere per chiedere informazioni riguardo a questa cosa e quindi giornate dedicate, fasce orarie, se vuole lo dico così, sì, tutti diciamo, sono a conoscenza, diciamo. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12.30 ci dedichiamo a questa attività e il numero è 0721 882814, così se qualcuno vuole aggiornarsi sulla sua situazione ci può contattare. Qualche volta trovano le linee molto occupate, ma perseverando rispondiamo a tutti. Va bene, già avere la possibilità di farlo è un grande guadagno. Qualcuno grande... qualche volta insomma dice ma siete sempre, è sempre occupato. Il motivo è che tanta gente chiama e quindi cerchiamo di rispondere a tutti quanti. E quindi insomma sempre con estrema, certo, gentilezza e disponibilità come sempre, come tutti gli operatori insomma che lavorano insomma a Marche Nord hanno mostrato in questi due mesi di trasmissione. Dottoressa, lei è un'acquisizione recente, però ha un bagaglio insomma professionale di grande rispetto. Qual è insomma, nel suo campo, il suo maggiore interesse, di cosa si occupa principalmente in questo momento? Mi occupo appunto principalmente della gestione del paziente che deve essere sottoposto a terapia intravitreale. E nella fattispecie in realtà è un lavoro diciamo che implica un lavoro di squadra, perché sono molteplici le figure che ruotano intorno a una programmazione quale quella della terapia intravitreale, quale a partire proprio anche dagli infermieri, dagli ortottisti, il farmacista, il medico internista, il diabetologo, perché appunto il paziente deve essere preso in carico a 360 gradi e soprattutto diciamo che necessita quindi di un'organizzazione strutturata e complessa, anche considerando l'elevato numero di pazienti che ad oggi necessitano di questa terapia. Dopo vedremo anche, abbiamo delle immagini che ci ha fornito, vedremo nello specifico quali sono insomma, gli step da affrontare, perché insomma, il sottotitolo di questa trasmissione è anche istruzioni per l'uso e istruzioni per l'uso ci sono sempre state in tutte le puntate, le vogliamo dare anche per voi, aiutare i pazienti, gli utenti insomma a districarsi o se devono accedere a voi, insomma come farlo nel modo migliore e soprattutto che cosa trovano, perché il che cosa trovano è un importante insomma, ingrediente della vostra struttura come di tutte, e per sapere che alle volte insomma, di tanta mobilità passiva poi non c'è neanche bisogno, insomma. Voi anzi forse avete il contrario in questo caso, sì, e diciamolo, perché sì, quando avviene diciamolo. Sicuramente iniziamo ad attrarre, già lo facevamo prima, però con chiaramente una misura minore, ad oggi con liste di attesa di questo genere ci possiamo permettere un'attrazione importante, non solo per le liste di attesa, ma onestamente anche per l'elevata qualità di chirurgia che esprimiamo, soprattutto in ambiti complessi. Eh sì, perché questo sembra banale dirlo, ma è un guadagno per tutta la collettività, perché ridurre le liste d'attesa non si fa un favore solo a quello che aspetta di accedere a un servizio, a un reparto, ma è un discorso anche di costi che vengono abbattuti e risorse che possono essere convogliate in altri ambiti, in altri settori, magari acquistando macchinari diversi, insomma, quindi la mobilità passiva non è solo un numero, insomma, un costo, ma è anche non è solo un problema per chi lo vive, ma è un costo per l'intero servizio. Quindi, insomma, questo è stato sicuramente un salto in avanti che avete fatto. Assolutamente sì. Ecco, anche i presidi sui quali che voi utilizzate per affrontare le patologie chirurgiche che affrontate sono presidi di altissima qualità. Questo sì, va rimarcato. Sì. Devo dire che presso la nostra unità operativa
i presidi che noi utilizziamo nella chirurgia corrente sono i presidi di più largo impiego a livello mondiale e considerati presidi di elevatissima qualità, i migliori direi. I migliori. Sì, quindi insomma questo è, sì, è unito alla, insomma, sì, alla vostra insomma, professionalità e alla vostra insomma, esperienza sicuramente mette il paziente in una condizione sicuramente di fiducia. Certamente. Allora parliamo dei ricoveri che insomma sono una parte importante anche se voi avete insomma rispetto ad altre realtà meno ricoveri, poi capiamo anche il perché insomma. Sì, diciamo che l'attività di oculistica ad oggi contrariamente a qualche anno fa a 10 anni fa in particolar modo si esegue prevalentemente come chirurgia ambulatoriale e one day surgery, cioè vale a dire ambulatoriale ti opero e poche ore dopo sei a casa e one day surgery ti trattieni una mattina e poi sei di nuovo fuori dall'ospedale, ecco, al massimo primo pomeriggio. Dunque in definitiva l'attività prevalente, direi il 90% ed oltre dell'attività chirurgica oculistica è ambulatoriale e di one day surgery. Questo grazie anche all'elevatissima tecnologia di cui disponiamo, perché l'elevatissima tecnologia di cui disponiamo in termini di macchinari chirurgici di altissimo livello e gli ultimi in assoluto usciti nel mercato ci permettono in sicurezza di effettuare chirurgie ad elevata complessità, e per elevata complessità intendiamo soprattutto le chirurgie che avvengono in camera posteriore, e poter dimettere grazie anche al fatto che le anestesie sono o con goccine nel caso di cataratta, per cui in termine tecnico sarebbe anestesia topica, sì, e in caso di intervento per distacco di retina, tanto per dirne una delle patologie, viene effettuata in anestesia locale, dunque il paziente un'ora o due, tre al massimo dopo aver eseguito l'intervento chirurgico può recarsi al proprio domicilio. Questo ha un duplice vantaggio soprattutto per il paziente. L'ospedale è una fonte di germi resistenti incredibile, dunque è molto più facile prendere un'infezione post-operatorio all'interno di un presidio piuttosto che alla propria abitazione, anche perché normalmente anche nella patologia complessa il paziente rimane bendato al domicilio fino all'indomani mattina, che viene sbendato presso la struttura ospedaliera. Dunque normalmente io al paziente che è restio ad uscire, magari pazienti che abitano in zona, chiaramente no, chi abita fuori zona 50 km, 60 km o 100 km dal presidio rimane una notte, o a volte sensibilizzati sull'argomento infezioni preferiscono andare in hotel piuttosto che rimanere all'interno dei reparti. Gli ospedali inevitabilmente hanno dei germi resistenti che possono essere particolarmente dannosi post chirurgia, sì. Allora guardiamoci il secondo filmato che abbiamo realizzato, dove il dottor Pellegrini ci parla anche di altri aspetti che riguardano proprio il reparto di oculistica. Guardiamolo insieme e poi di nuovo insieme. L'attività chirurgica numericamente più importante in ambito oculistico è l'intervento di cataratta, ma non è da meno anche la terapia intravitreale, cioè l'iniezione intravitreale di farmaci che viene fatta per la cura di patologie, diciamo, di ambito medico retinico. Mi viene in mente la degenerazione maculare senile, l'edema maculare che si può avere nei casi di trombosi venosa e tutte le patologie collegate alla retinopatia diabetica. Diciamo che la terapia intravitreale, che è un ambito chirurgico che fino a qualche anno fa quasi non si conosceva in oculistica, ad oggi, con l'avvento di numerose innovazioni legate a molecole che hanno un'efficacia terapeutica importante, sta diventando un ambito sempre più importante. Di questo ne seguiamo circa 1400 l'anno di terapie chirurgiche intravitreali. Per quanto riguarda l'intervento di cataratta, in questi due anni abbiamo fatto dei progressi enormi in termini di tempi di attesa, vale a dire che 2 anni fa la lista di attesa per l'intervento di cataratta nei due presidi era circa 3 anni di attesa per un intervento classico di cataratta.
Ad oggi, dopo 2 anni di attività chirurgica, direi, grazie alla collaborazione di tutta l'equipe, sia medica che infermieristica, ma hanno voluto fortemente ridurre i tempi di attesa per l'intervento di cataratta, grazie anche agli incentivi economici dati dalla direzione generale di questo ospedale. Siamo riusciti ad ottenere un riequilibrio delle liste d'attesa. Che significa questo? Esistono dei codici regionali che prevedono delle tempistiche. Questi codici sono suddivisi in A, B, C e D in base alla tempistica e in base alla situazione clinica di ogni singolo paziente. Vale a dire che il paziente che vede poco per causa della cataratta, che finisce in A entro un mese e segue l'intervento chirurgico per cataratta, mentre invece un paziente che ha un buon visus verrà operato nell'arco di un anno. Ecco. Dunque, in definitiva, tempi di attesa per l'intervento chirurgico di cataratta equiparati alla normativa regionale in vigore. E quindi questo è sicuramente un grosso plus del vostro reparto, ma la cataratta non è solo l'unico degli interventi, ma diciamo che è numericamente quello più corposo, però avete anche interventi di nicchia che effettuate, insomma, di altissima specializzazione. Sì, devo dire che effettuiamo la chirurgia della camera posteriore, in particolar modo la chirurgia del distacco di retina, di tutte le patologie di competenza retinica, mi viene in mente pacar maculare, foro maculare, tutta la parte traumatologica, ritenzione di corpo estraneo metallico, ritenzione di corpo estraneo di qualsiasi altra natura. Come pure scoppio bulbare, fortunatamente se ne vedono pochi, però ad oggi, avendo aumentato il bacino di utenza, ne vediamo più rispetto al passato. Ecco, c'è anche, come è avvenuto in altri ambiti, un rapporto molto stretto con il pronto soccorso e con altri reparti. Avete citato prima l'otorino, insomma, è uno specialista che spesso si raffronta con voi e quindi, insomma, l'otorino si confronta col neurochirurgo, insomma, sono dei vasi comunicanti, siete tutti nello stesso ambito, quindi è importante anche, insomma, il lavoro d'equipe in questo senso. Assolutamente sì, e poi tra le altre cose noi afferiamo al loro reparto come degenza, come ribadisco, in definitiva l'oculistica ad oggi ricovera poco, perché l'attività è prevalentemente ambulatoriale, one day surgery, dunque quei 200-300 casi di ricovero che pernottano vengono affidati al reparto di otorino oculistica. Dunque usufruiamo della professionalità delle infermiere del dottor Migliori per la cura dei nostri pazienti. Pronto soccorso, che impatto ha sulla vostra attività giornaliera o settimanale? Diciamo che insomma, ecco, dipende anche un pochino dalla stagionalità. Però in definitiva il pronto soccorso oculistico è un pronto soccorso abbastanza attivo. Basta pensare alle congiuntivite allergiche stagionali, basta pensare ai corpi estranei non appena si solleva un po' di vento, basta pensare al distacco, all'aumento di incidenza di distacco di retina nei periodi estivi, al calo brusco che un paziente può avere in seguito a degenerazione maculare senile, calo brusco visivo intendo, che si reca al pronto soccorso nel momento in cui non riesce a rintracciare il suo medico di famiglia per farsi tranquillizzare, insomma, ecco, oppure farsi dare le indicazioni necessarie su quello che fare. Ecco, ha citato velocemente così la stagionalità, che può Esattamente. sembrare una cosa non proprio di vostra pertinenza, invece c'è una stagionalità anche per voi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso siamo tempestati dalle congiuntiviti allergiche, che molto spesso virano anche in congiuntivite batteriche se non curate, dunque insomma adesso gli ambulatori che sono assolutamente separati dall'attività di chirurgica sono insomma abbastanza tempestati da questi Da casi. questi casi. E anche il distacco di retina, mi diceva, Sì, il può distacco di essere retina diciamo uno. ha un'incidenza minore complessivamente.
Però di sicuro in estate l'incidenza di distacco di retina è maggiore rispetto ad altri periodi. Questo è collegato chiaramente alla disidratazione del corpo vitreo, che è una struttura che riempie la parte posteriore dell'occhio, che tende a contrarsi e allontanarsi dalla sua sede naturale, che è quella aderente alla retina, portandosi dietro normalmente, però a volte la struttura retinica. In quel caso è necessario accedere in tempi brevi alla chirurgia. Ecco, i pazienti che afferiscono da voi non sono pazienti che passano tanto tempo, insomma, perché abbiamo sentito che insomma, questa metodica moderna e grazie alle strumentazioni di altissima tecnologia di cui è dotato il reparto permette questa gestione del paziente. Però comunque il rapporto con i pazienti c'è. Voi svolgete un compito importante perché siete un po' la zona di cuscinetto, sì, è vero? Un po' la figura intermedia tra l'utente e comunque poi l'atto, il medico, quindi l'atto chirurgico e l'intervento. La nostra utenza prevalentemente è composta da persone comunque in età avanzata, quindi magari dobbiamo sempre ricordarci che di fronte a noi abbiamo la persona nella sua totalità e che quindi viene da noi perché magari ha un problema legato alla vista, ma può avere anche tante altre situazioni di difficoltà, altre malattie concomitanti, e quindi mettiamo in campo tutto quello che il nostro ruolo prevede, la nostra competenza nell'assistenza, anche se c'è un turnover abbastanza importante, il tempo è abbastanza ridotto, però comunque c'è sempre la possibilità di instaurare un rapporto di fiducia con l'accoglienza, con l'ascoltarli e quindi rendersi conto ed essere in empatia con le loro problematiche. Cerchiamo di fare del nostro meglio sempre. Certo, insomma, dottoressa, la caposale citava pazienti insomma di età avanzata, quindi insomma anche emotivamente spesso sono un po' coinvolti perché insomma la vista preoccupa, non è certo una ferita insomma in un dito, la vista è importante, quindi anche un impatto emotivo. Come affrontate questo aspetto con i pazienti? Sicuramente è molto importante appunto seguire il paziente nella complessità, quindi considerando che anche appunto con l'età sopraggiungono anche altre patologie che si associano, quindi ecco, è importante valutare tutte le necessità che ha il paziente, quindi non focalizzarsi solo sull'occhio, ma prendere in considerazione la complessità della persona. Nel suo totale, insomma. E quindi anche un interscambio, un lavoro di consulenza con altri specialisti, con altri professionisti che lavorano da voi diventa essenziale, dottor Pellegrini. Assolutamente sì, lei consideri che l'occhio, anche se è un organo con una sua identificazione, identità, in realtà è colpito da molte patologie che hanno magari delle origini in altri ambiti, viene in mente nel diabetico, nel nefropatico, e dunque in definitiva molte delle patologie nel vascolopatico, molte delle patologie oculari sono a volte anche di competenza internistica, dunque c'è una diciamo interscambio continuo con i reparti internistici per la cura sistemica della problematica e da parte nostra per la cura d'organo, cioè a livello oculare. In particolar modo abbiamo diciamo ci fregiamo del fatto che insieme ai reparti di diabetologia abbiamo messo in piedi un progetto di screening che sta andando avanti con un enorme successo, che prevede appunto lo screening da parte delle parti di diabetologia della retinopatia diabetica, che vengono poi successivamente attraverso la telemedicina analizzati dall'oculista diciamo online, in diretta quasi. E si ha la possibilità così di veicolare quel paziente in tempi rapidissimi alla cura dell'oculista.
poi se vuole lo approfondiremo sì, ulteriormente dopo, questo dopo aspetto. Abbiamo i dati, però già questo è insomma un piatto forte della vostra unità operativa. Allora, siamo entrati nella sala operatoria, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, e vediamo le dotazioni di alta tecnologia che citava prima il dottor Pellegrini, di cui è dotata appunto l'unità operativa, e lo vediamo insieme a questo filmato. Guardiamolo e poi torniamo qui insieme nuovamente in studio. Questa è una delle tre camere operatorie di cui dispone l'oculistica, il reparto di oculistica Marche Nord, completa di strumentazioni per la chirurgia di ultimissima generazione. In particolar modo qui alla mia sinistra abbiamo uno strumento che si chiama vitrectomo, che viene utilizzato normalmente per la chirurgia vitroretinica, per cui per tutte le patologie retiniche, oltre che per cataratta e anche trapianto di cornea. Di fronte a me abbiamo un microscopio operatorio sempre di ultima generazione, con un sistema di controllo del fondo oculare che è un sistema molto innovativo e molto semplice da utilizzare per il chirurgo della retina. Abbiamo la possibilità di registrare i nostri interventi chirurgici attraverso un software collegato al microscopio operatorio. Questo alla mia destra è uno strumento che si chiama facoemulsificatore, che viene utilizzato per la chirurgia della cataratta. L'intervento di cataratta ad oggi si esegue soltanto con anestesia topica, cioè vale a dire vengono instillate delle gocce di anestetico in collirio nel preoperatorio, pochi minuti prima di intervenire chirurgicamente. La durata dell'intervento ad oggi di cataratta si aggira tra i 10 e i 15 minuti complessivamente, solo in anestesia topica. Normalmente tutta la chirurgia oculistica ad oggi viene fatta in anestesia locale, ma in particolar modo, retina compresa, ma in particolar modo l'intervento di cataratta solo ed esclusivamente in anestesia topica. Bene, tutto questo è sicuramente garanzia di, insomma, di un alto tasso di professionalità che potete esprimere grazie, insomma, agli strumenti che avete a disposizione. Abbiamo qualche filmato, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, insomma, chiaramente si parla dell'occhio, quindi sono interventi sull'occhio, quindi insomma ve lo dico, li guardiamo insieme, li commentiamo insieme, perché questa fa parte della vostra attività saliente. Quindi iniziamo a vedere pure i contributi video che abbiamo e commentiamoli insieme. Dottor Pellegrini, questo che cosa sta avvenendo in questo momento? Questa è una procedura chirurgica che si esegue in anestesia locale, si chiama vitrectomia, ed è un intervento di vitrectomia che è stato fatto per l'asportazione di un corpo estraneo metallico penetrato in camera vitrea. Come potete vedere alla mia sinistra c'è una pinza che si chiama pinza coccodrillo che sta prelevando il corpo estraneo metallico dalla camera vitrea e viene estratto fisicamente dopo aver pulito completamente il vitreo dalla camera vitrea. Vedete, adesso viene appoggiato sopra la superficie corneale, dopodiché la struttura oculare viene chiusa. Questo è sempre lo stesso video. Lo stesso, vediamo l'altro. Questo paziente era un paziente giovane che stava martellando e che ha avuto un recupero, una restituzione di integrum completamente del visus. Quindi è ritornato a. È tornato a vedere esattamente come. Una scheggia di metallo era. Di metallo, esattamente. Questo perché non aveva leso fortunatamente le zone nobili della camera vitrea, cioè nervo ottico e macula, ma si era confinato all'esterno, alla periferia della retina. Questo invece è l'asportazione di un Packer maculare. Il Packer maculare è una patologia di competenza vitroretinica, come potete osservare, è caratterizzato dalla proliferazione epiretinica, e per cui in sede maculare di fibroblasti, di strutture fibrotiche, che si stratificano al di sopra della retina in sede maculare. Potete comprendere come quel panno che sta per essere asportato possa determinare una alterazione visiva
normalmente caratterizzata da un calo del visus, ma come primo sintomo sicuramente da una metamorfopsia, cioè dalla visione distorta degli oggetti. Questa è una procedura, come vedete, sempre in anestesia locale, è finita così, l'occhio sembra quasi non operato, il paziente può uscire poche ore dopo dal presidio. In assoluta sicurezza, come avete visto non si utilizzano neanche suture per chiudere le ferite chirurgiche, ma sono delle ferite chirurgiche che si autochiudono. Questo grazie anche all'avvento della chirurgia small gauge, che sarebbe di piccole dimensioni, che ci permette di operare in ambiti ristretti questo tipo di pazienti. Vediamo il prossimo, che è un intervento che lo spieghiamo compiutamente, insomma, che era una paziente che aveva un vecchio impianto, mi sembra di ricordare. Sì, questa è una paziente, una paziente molto miope che 15 anni fa aveva eseguito un impianto di lente intraoculare per la correzione della miopia, lente intraoculare che era stata posizionata al di sopra del suo cristallino. Questo per correggere appunto il difetto refrattivo. Il problema è che nel corso degli anni ha sviluppato un danno corneale con alterata trasparenza della cornea che gli impediva assolutamente di vedere. Insomma, un paziente giovane di 35 anni, 40 anni che vedeva meno di un decimo in definitiva, miope elevata. È una procedura, abbiamo utilizzato in quel caso una procedura diciamo nostra, diversa rispetto alle procedure standard, proprio perché la rimozione di lentina intraoculare e trapianto di cornea lamellare endoteliale insomma sono casi diciamo non così frequenti. In questo momento stiamo asportando sotto l'iniezione di aria la porzione danneggiata, vedete quel panno che sto asportando con questa spatola è la parte danneggiata della cornea che si chiama endotelio, che è deputata allo sviluppo della trasparenza corneale. Dunque, se la cornea è trasparente, il paziente vede, se non è trasparente, non vede. Quel panno di cellule viene sostituito fisicamente. Lei adesso vedrà che con dei particolari strumenti, sempre molto innovativi, introdurremo all'interno del bulbo oculare un panno di cellule endoteliali, come vedete, che prevengono dalla banca degli occhi. Dunque, è una donazione da cadavere, sì. In definitiva le cornee vengono analizzate nel dettaglio e vengono utilizzate soltanto quelle che hanno delle caratteristiche ben precise. Vedete che con questo particolare imbuto il panno cellulare viene inserito all'interno della cornea, viene immessa dell'aria, questa è necessaria per far aderire il panno corneale endoteliale alla superficie concava della cornea. Il paziente rimarrà supino per qualche ora. L'indomani mattina verifichiamo il buon esito dell'intervento, ma adesso voi vedrete l'immagine del post-operatorio. Se ricordate le immagini preoperatorie, una cornea completamente alterata nella sua trasparenza, completamente edematoso, che ci aveva costretto, per poter effettuare la chirurgia, l'asportazione dell'epitelio corneale. Vedrete il controllo post-operatorio dopo 15 giorni dello stesso occhio, ecco. Vedete quale trasparenza può avere un occhio dopo questa chirurgia. Questo è solo dopo 15 giorni? Questo è solo dopo 15 giorni, la paziente ha recuperato, adesso vado a memoria, ma un visus assolutamente accettabile, che può essere di 6-7 decimi, assolutamente accettabile anche considerando la condizione anatomica di una paziente molto miope. Qui parliamo di miopie anche di meno 20, meno 25. Diottrie di miopia che ci costringono inevitabilmente, come ha fatto questa signora, a utilizzare delle tecniche se si vuol ridurre o annullare la miopia, come l'impianto di lenti intraoculari ad appoggio angolare, come in quel caso specifico. Però insomma abbiamo visto che insomma c'è anche un utilizzo di strumentazioni estremamente sofisticate che vi permettono
di avere accesso a metodiche altamente innovative e soprattutto ultramoderne. Assolutamente sì, la chirurgia oculistica in questo decennio ha fatto dei passi da gigante, devo dire. Io ricordo insomma, ecco, delle prime sedute operatorie effettuate con il mio maestro di chirurgia, dottor Cesare Forlini, insomma, ecco, una chirurgia vitroretinica, qualunque essa fosse, durava 3 ore. Ecco, ad oggi eseguiamo una chirurgia vitroretinica dello stesso tipo, con un recupero funzionale direi quasi immediato, o quantomeno molto rapido, in 20 minuti, 30 minuti, insomma, dunque i tempi si sono assolutamente accorciati grazie all'avvento di strumentazione ad elevatissima tecnologia. L'oculista ad oggi utilizza delle tecnologie assolutamente molto molto sofisticate. Ebbene, allora, il numero di telefono è lo stesso, 0721 861 433. Noi ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità, poi rientriamo in studio con gli oculisti di Marche Nord. A fra poco. Hai chiuso gli occhi? Di là negli studi? È bravissima. Di là in studio stavano tutti così. Di là in studio stavano tutti così, stavano, lo so. Tutti così. Allora, mi sembra benissimo. Ci sono 4 telefonate già. Va bene. 3, sono io. No, 3 telefonate più il messaggio. Messaggio, così, va bene. La bimba con il neo, uno con il problema del calanzio, un altro che ha un ematoma che gli torna costantemente. Sono andata da un paio di oculisti, stavolta non ho chiesto quali, poi ti racconterò l'aneddoto dell'altra volta. Però insomma non mi passo, voglio parlare con quei dottori. Con quei dottori, fatemi parlare. Ebbene, eccoci qua di nuovo in studio, Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso. Abbiamo in studio i medici del reparto di oculistica di Marche Nord, appunto, con i quali già abbiamo fatto diverse disertazioni, abbiamo parlato della gestione del paziente, abbiamo capito che ridurre i tempi d'attesa ha praticamente migliorato la mobilità passiva della nostra zona e quindi insomma questo a vantaggio di tutto, e soprattutto avete visto proprio dal vivo, vi abbiamo mostrato le tecniche chirurgiche altamente specialistiche e di alta innovazione. Ed ora parliamo con la dottoressa di una terapia che abbiamo appena accennato prima, la terapia intravitreale. Che cosa è, cosa avviene e perché soprattutto si fa questa terapia, perché è così importante? Allora, innanzitutto si tratta di una terapia che è comparsa negli ultimi anni, dal 2004, dall'avvento dei nuovi farmaci appunto utilizzabili per via intravitreale, e sto parlando soprattutto dei farmaci antiangiogenetici, diciamo della cui categoria fanno parte appunto degli anticorpi che vanno a inibire il fattore di crescita VEGF.
E l'altra grande categoria appunto sono i farmaci steroidei che possono essere utilizzati appunto in varie patologie. E vediamo appunto dalla diapositiva che sono circa 700 i pazienti nuovi che afferiscono alla nostra unità operativa e che necessitano di tale terapia. È una terapia che va ripetuta perché nella maggior parte dei casi si tratta di patologie appunto croniche. Per un totale appunto di procedure iniettive di circa 1400 nel 2015, ma già vediamo che nel primo quadrimestre del 2016 sono state effettuate 600 procedure iniettive. Pertanto, ecco, comprendiamo come nel futuro prossimo questo numero tenderà a crescere. E perché? Essenzialmente per due motivi. Il primo motivo è il prolungamento dell'aspettativa di vita. Si stima che nel 2020 ci sarà un aumento dell'incidenza di circa il 50% dei pazienti affetti da degenerazione maculare legata all'età. Il secondo motivo è l'aumento dell'incidenza delle malattie metaboliche, appunto quali diabete, correlate appunto a un corretto stile di vita che è tipico dell'era industriale, quindi una scarso movimento e un'alimentazione non corretta, il fumo e l'alcol. E vediamo poi appunto dalla diapositiva successiva il grafico appunto nel quale è rappresentata la percentuale dei pazienti che sono stati appunto trattati con terapia intravitreale suddiviso per patologia retinica, perché sono molteplici le patologie retiniche che possiamo approcciare con questo metodo. Al primo posto vediamo la degenerazione maculare legata all'età, proprio col 41% dei pazienti, a seguire l'edema maculare diabetico. Da soli queste due patologie appunto rappresentano l'80% dei pazienti trattati con tale terapia, e quindi al terzo posto le occlusioni vascolari venose, e la neovascolarizzazione miopica e l'edema infiammatorio non infettivo. E un breve cenno appunto sulla degenerazione maculare legata all'età, visto che ne abbiamo parlato, è un processo degenerativo della retina, in particolar modo della parte più nobile, abbiamo detto, della retina, che è la macula. E se ne conoscono due forme, la forma secca e la forma umida. E quella per la quale è indicata la terapia intravitreale è la forma umida, caratterizza per l'avere dei neovasi retinici, si creano dei neovasi retinici patologici, che a differenza dei vasi che normalmente stanno nella retina, hanno una permeabilità della parete, per cui il plasma, i fluidi che stanno all'interno di questi vasi tendono a fuoriuscire, andare a imbibire la retina, quindi si forma proprio un edema come fosse una spugna, e hanno una parete più fragile, per cui vi è la tendenza a creare delle emorragie. Tutto questo comporta un calo della vista, in particolar modo il paziente si accorge perché può avvertire la presenza di una macchia scura al centro del campo visivo fissa, oppure sintomo molto frequente è la distorsione delle immagini. Quindi il paziente riferisce di iniziare a vedere le linee storte. E ecco, questo paziente deve subito afferire presso appunto la nostra unità operativa, comunque presso uno specialista che deve appunto valutare subito il caso. Altra cosa invece abbiamo detto, l'edema maculare diabetico. Sappiamo che anche la retinopatia diabetica è la prima causa di cecità nel mondo, soprattutto che colpisce la popolazione in età lavorativa, quindi è un problema sociale molto importante. E l'edema maculare diabetico appunto è una complicanza che si può presentare in questi pazienti. E è fondamentale nel paziente diabetico ovviamente il controllo anche glicometabolico sistemico, altrimenti solo con la terapia iniettiva non potremo mantenere l'efficacia. E pertanto quindi i farmaci abbiamo detto che si dividono in due grandi categorie, gli anti-VEGF e i farmaci steroidei.
fondamentale è la valutazione, diciamo, iniziale del paziente. Si effettua la visita oculistica integrandola con le indagini diagnostiche retiniche specifiche, quali sono l'OCT, che sta per tomografia coerenza ottica, e con questo esame andiamo a vedere nel dettaglio la stratificazione retinica e quindi possiamo appunto vedere anche delle, diciamo, delle modificazioni dell'ordine di micron, quindi altissima risoluzione. Non è un esame invasivo né dannoso, quindi può essere ripetuto. E un altro esame, diciamo, molto spesso necessario è la fluorangiografia o l'angiografia al verde indocianina. Invece questi due esami valutano la dinamica, quindi la circolazione retinica e coroideale. Sulla base di tutti questi esami possiamo quindi programmare la terapia più idonea e appropriata per il paziente che abbiamo di fronte. Insomma, progressi notevoli anche in questo ambito, che forse è quello che maggiormente forse risente dei retaggi, insomma, del passato. Però anche qui, grazie alle innovazioni della farmacologia, avete una grossa mano. Sì, riusciamo a ottenere un discreto successo in ambito visivo, cioè vuol dire che il paziente, se non trattato con questi farmaci in tempi brevi, ha un calo visivo definitivo, mentre invece se curato con le giuste metodiche e con i farmaci appropriati può avere una riduzione della vista, ma non in maniera importante. Quindi il diabete, insomma, non solo in sé come patologia, ma anche come conseguenze sull'apparato visivo e non, insomma, il diabete sappiamo che compromette diversi organi, bersaglio del nostro organismo, il cuore, le vene, le arterie, insomma, è veramente una patologia, quella diabetica, che insomma, va tenuta molto sotto controllo. Quindi il paziente diabetico è un paziente fragile, come si dice in gergo. Allora, le telefonate sono già arrivate, io non so se già siamo in grado di poterne mandare in onda qualcuna. Sì, adesso già ce l'abbiamo pronta, quindi insomma spazio alle vostre telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Signora Mara. Ci dica, signora. Allora, io ho un glaucoma che è dal 2004 che l'ho scoperto. E mi hanno fatto, 4-5 anni fa, mi hanno fatto del laser perché non vedevo per terra dei ciuffi di capelli, che invece era gli occhi miei che facevano. Però non sono riuscita a capire cosa era. Cos'è questo intervento, per cosa, questo laser che ho fatto? Non sono riuscita a capire per cos'era. Grazie, allora cerchiamo di chiarificare un po'. Beh, diciamo che in ambito oculistico si utilizzano diversi tipi di laser, ecco, cioè se un laser è utilizzato per glaucoma esistono diverse tipologie di procedure, però dai sintomi che la signora ha accennato probabilmente è un laser effettuato per riparare una lesione retinica, perché la visualizzazione di ciuffi di capelli come la signora li ha nominati è tipico di una sintomatologia collegata ad un ambito di competenza retinica. Poi chiaramente in oculistica utilizziamo almeno 4-5 diversi tipi di laser che hanno diversi impieghi. Comunque per il glaucoma può essere utilizzato il laser per risolvere parte della problematica. Cioè diciamo che quando con la terapia topica fatta con colliri non siamo in grado di mantenere un normale controllo pressorio, iniziamo con delle procedure cosiddette parachirurgiche, non chirurgiche, che sono laser. Laser. Bene. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono Loris, ho chiamato prima con i suoi assistenti. Chiamo perché in un occhio, da un paio di mesi a sta parte, mi si formano degli ematomi. Ho già fatto un paio di visite oculistiche, tutti mi hanno detto che non ci sono problemi, mi hanno misurato la pressione, ho tenuto l'apparecchio per la pressione arteriosa 24 ore,
non ho trovato nessun problema, però questo problema mi viene in continuazione. Quanto mi comincia ad andare via, dopo qualche giorno mi ritorna, mi fa questa sacca di sangue alla base, brutto da vedere, insomma, sulla parte bianca dell'occhio. Vorrei capire il problema, se c'è qualche problema, cosa potrei fare, dove potrei andare, come potrei risolverlo, perché già sono un paio di mesi che è così. Grazie. Allora, un holter. Sì, no, ma no? Questo per dire come l'oculistica si intreccia assolutamente con l'internista, in definitiva. Da quello che intuisco, il signore ha un'emorragia sottocongiuntivale. Dunque, riferisce questa sacca rossa che lui vede, e dunque l'emorragia in definitiva congiuntivale prodotta dall'interruzione di un vaso congiuntivale. Quali sono le possibili cause? L'ipertensione arteriosa, ed è per questo che il signore è stato monitorizzato sotto holter pressorio, cioè significa misurazione della pressione sistemica nell'arco delle 24 ore registrata. Il registratore poi va all'analisi del tracciato e si vede se in determinati periodi della giornata il paziente va incontro a crisi ipertensive oppure no. L'altra causa può essere la pressione oculare, dunque il signore sicuramente insomma, ha fatto l'iter necessario, perché in questi casi si misura pressione oculare e anche pressione sistemica, ma non basta questo, perché diciamo, l'emorragia congiuntivale può nascondere anche altre insidie. Dunque può essere un primo segno anche di un'alterazione dei fattori della coagulazione. Dunque in definitiva va compreso se il paziente è sotto terapia anticoagulante o antiaggregante. In quel caso, se vuol risolvere il suo problema, dovrebbe sospendere questa terapia per permettere al vaso di rimarginare la sua parete, altrimenti questo non accade. Sempre se chiaramente è possibile per lui sospendere questi farmaci, perché a volte sono farmaci salvavita, cioè vale a dire che certo, vengono fatti per problematiche ben più importanti che l'emorragia sottocongiuntivale. Dunque sicuramente questo è da prendere in considerazione, e se perdura la problematica sicuramente anche un'analisi del sangue completa per verificare appunto i parametri di normalità di questi indici. Bene. Prima di passare alla prossima telefonata, perché alcuni ci mandano anche i messaggi che registrano nella nostra segreteria, allora ci dice un ascoltatore che cos'è una calazio e come si risolve. Il nostro telespettatore ha fatto questa domanda. Sì, il calazio è una tumefazione palpebrale caratterizzata, è una raccolta ascessuale che si viene a creare nello spessore palpebrale o superiore o di inferiore. Nello spessore palpebrale abbiamo delle ghiandole che producono del secreto che è costituito, che forma diciamo, la parte grassa del nostro film lacrimale. In alcuni casi si può avere un'ostruzione di questo dotto, dunque le ghiandole di Meibomio, questo è il loro nome, continuano la produzione di questo secreto che normalmente è denso, accumulandosi, e come tutte i fluidi che tendono a ristagnare possono infettarsi. In questo caso si sviluppa una tumefazione palpebrale dolente, a volte può causare anche un temporaneo calo della visione dovuta alla compressione della tumefazione direttamente sulla superficie oculare determinando un astigmatismo. In altri casi un calo visivo dato appunto dalla fuoriuscita di questo pus che piano piano tende a farsi strada all'esterno, come tutte le raccolte ascessuali. Come si cura? In definitiva ci sono diverse metodiche, con una terapia antibiotica cortisonica locale per ottenere un rapido riassorbimento, oppure se la tumefazione si è già ulcerata nella superficie, è preferibile fare dei impacchi caldo-umidi sempre con la protezione di solo antibiotico per permettere il drenaggio all'esterno dell'ascesso, perché è un vero e proprio ascesso. Diciamo, è tipo un fruncolo della palpebra. E in altri casi la raccolta ascessuale, come accade a volte, viene confinata in una cotenna, e in quel caso è necessario eseguire un'incisione della palpebra, molto limitata, dove non rimane segno,
e per permettere il drenaggio dell'ascesso e anche della sacca che raccoglie questo accesso per evitare che recidivi la patologia, perché è una patologia purtroppo che tende a recidivare. A recidivare, si fa in anestesia oppure... Si fa in anestesia assolutamente locale, è una procedura chirurgica assolutamente tranquilla, non dà normalmente nessun tipo di problema. Quindi comunque è un aspetto risolvibile. Assolutamente sì. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io sono Vitali Benito. Io sono in cura dal professor Giovanni di Ancona, perché faccio quelle punture da 10 anni. Ma sentivo prima, come si chiamano? Sì, l'intra... Voglio sapere se le fanno anche a mano adesso. Sì, allora penso di sì, perché è quello di cui abbiamo parlato prima, dottoressa. Anche a Fano, tra l'altro utilizziamo tutti i principi attivi che sono appunto autorizzati al momento dall'AIFA, e quindi tutte le molecole anti-VEGF e anche l'ultima arrivata appunto dal 2012, e quindi sì, la risposta è sì. Sì, quindi insomma anche in termini proprio di ultime come ultime disponibilità, esatto, sì sì. Come presidi avete gli ultimi ritrovati insomma della farmacologia, e quindi insomma carissimo telespettatore può venire tranquillamente dai medici insomma di Marche Nord, e non c'è bisogno che va fino ad Ancona, insomma, glielo fa la dottoressa. Quindi. Sì, ma ad oggi, in definitiva, ad oggi ormai questa terapia intravitreale, dato che negli ultimi anni ha avuto un'esplosione enorme, viene eseguita insomma, in molti degli ospedali, della regione, cioè. Assolutamente sì, ormai mi sento di dire che quasi tutti gli ospedali della regione seguono sono la terapia intravitreale. Poi è chiaro, dato che, come diceva giustamente la dottoressa Lettieri, è un ambito dove occorre che il paziente venga seguito e accompagnato durante il percorso, è molto importante trovare una struttura dove questo possa accadere, ecco, perché quindi non è solo la puntura e poi ci rivediamo, ma è una puntura, due punture, tre punture, esami da fare, il farmaco ha funzionato, non ha funzionato, cambiamo tipologia di farmaco, riproviamo con l'esame come sta andando, proprio perché richiede un'attenzione assolutamente molto stretta, un controllo molto stretto del paziente. Un feedback molto, molto ravvicinato. Sì. Bene, insomma, speriamo che questo abbia fatto sì che insomma, il Signore venga da voi. Insomma. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Ci dica. Sono Vittorio Morotesi. Buonasera, Vittorio. Sì. Vorrei fare una domanda al dottore. Prego. Sono 4-5 giorni ed è col sole, col primo caldo, che da un occhio mi appare una piccola cosa, va e viene, e secondo dove giro la vista, quello mi cammina, poi sparisce, specialmente col sole, all'ombra un po' di meno. Tutto qui, la ringrazio. Prego. Questo è, diciamo, fa parte delle patologie stagionali. La diciamo. Casistica molto delineata, mi vedevo che sì, no, ma accennavate. È, sì, no, ma è questo è, sicuramente il signore ha un corpo mobile del vitreo che causa, diciamo, il paziente quando è sottoposto a ambienti molto luminosi percepisce il movimento di queste, diciamo, a volte sono delle piccole immagini a virgola, altre volte sono dei puntini che sono, non sono altro che degli addensamenti del vitreo che riempie la camera vitrea, come dicevamo, che si rendono evidenti al passaggio della luce. Normalmente non sono un problema. Possono diventare un problema nel momento in cui, oltre a questi sintomi, si associano anche sintomi diversi, tipo l'osservazione di lampi di luce. In questo caso vuol dire che in sede retinica si sta verificando una trazione a causa della disorganizzazione della struttura vitreale, che potrebbe anche procedere verso una rottura retinica. Allora, in quei casi è bene farsi vedere, altrimenti il corpo mobile vitreale che determina la visione di queste immagini che si muovono normalmente non è mai un problema.
come si risolve? Si risolve da solo? Purtroppo è collegato alla degenerazione della struttura vitreale, che è un tessuto costituito prevalentemente d'acqua, dunque per questo che parlavo di patologia stagionale, perché in definitiva il corpo vitreo, disidratandosi, si addensa in piccoli corpi mobili che si rendono visibili e purtroppo fa parte della degenerazione legata, diciamo, al passaggio del tempo che il tessuto soffre. Esatto. Dunque quello che posso consigliare è sicuramente idratazione, dunque bere più della norma, questo è assolutamente importante soprattutto in questo periodo per evitare, insomma, l'aumento dei corpi mobili vitreali, l'accentuarsi di questo disturbo. Va bene, c'è una nostra telespettatrice che ci ha lasciato un messaggio e dice: una bimba di 5 anni nata con un pontino nell'iride, insomma, adesso hanno scoperto che è un neo, quindi probabilmente, insomma, una bimba che gravita, insomma, nel suo ambito familiare, e ci chiede che cos'è e che cosa comporta, insomma, se si può definire questo aspetto. Sì, diciamo che la struttura iridea contiene del pigmento. Evidentemente è un accumulo di pigmento in sede iridea, che è un tipico neo, come può essere un neo della pelle. Ecco, quello che è assolutamente importante però è osservare nel tempo se si ha una modificazione in termini di dimensione, perché in questo caso allora occorre fare delle indagini specifiche per capire di che si tratta. Quindi, come tutti i nei, insomma, vanno osservati. Vanno osservati, insomma, osservati speciali come sempre, sì. Perché, insomma, se non modificano la loro dimensione, la loro sagoma, sì, tutto diciamo, bene. Diciamo, sì. Diciamo che quelli dell'occhio sono nei molto più tranquilli rispetto ai nei della cute, sì, insomma. Esattamente. Va bene, allora io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ultima puntata. La caposala, insomma, ha incarnato, impersonificato un po' tutto il corpo infermieristico di Marche Nord, al quale va il nostro saluto più caloroso e, insomma, un rafforzamento dell'affetto che tutti noi riponiamo in loro, che, insomma, vivono quotidianamente il rapporto con il paziente. Grazie per essere stata qui con noi, aver aperto e chiuso, insomma, come la sua collega, insomma, il ciclo di puntate di Missione Salute. La dottoressa Lettieri, che ha impersonificato un po' le giovani leve che accedono a Marche Nord. Ci saranno anche nuovi inserimenti, questo l'abbiamo saputo proprio pochi giorni fa. Esattamente. E quindi, insomma, anche voi, dottore, mi diceva quando siamo venuti da voi, usufruirete di questa integrazione. Assolutamente, sì, ne abbiamo bisogno del coprimento dei pensionamenti dei colleghi che sono usciti. Insomma, chi si è mosso in altre realtà per esigenze familiari, dunque abbiamo la necessità di reintegro di questi posti come medico per tornare ad una, diciamo, ad un'equipe che è il numero di partenza dal quale siamo partiti con l'integrazione, sfruttando il turnover del 100% che la regione ad oggi ci dà la possibilità di sfruttare. Per il piano sanitario predisposto, sì, appunto a livello regionale. Esattamente. Grazie dottor Pellegrini per essere stato qui e aver risposto, insomma, così compiutamente alle domande dei nostri telespettatori. Bene, cari amici, telespettatori affezionati di questa trasmissione, siamo arrivati in fondo, chiuso questo primo ciclo di puntate. Ce ne saranno altre che sono naturalmente in cantiere per settembre. Dopo la pausa estiva ritorneremo con Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso. Questa era l'ultima puntata, come abbiamo detto all'inizio, però chiaramente, come sempre avviene quando si chiude un ciclo di appuntamenti, i ringraziamenti sono doverosi e quindi, insomma, innanzitutto questa trasmissione così voluta, pensata e, insomma,
orchestrata. È un pensiero naturalmente di Marche Nord, che ha trovato nella direzione generale, quindi nel direttore generale Maria Capalbo, una delle sue insomma, promotrici di questo messaggio, per portare al di fuori delle mura dell'ospedale le eccellenze che il territorio e che l'azienda ha. E quindi un grazie a tutta la direzione generale di Marche Nord, un grazie anche alla Marilena Alessi, che è la responsabile del servizio relazioni esterne, che ci ha coadiuvato in tutti questi 2 mesi, un trade union, un collante con tutte le strutture, con tutti i medici, con tutte le operatrici. Senza Marilena Alessi il nostro lavoro sarebbe stato sicuramente più complesso, quindi un grazie anche a lei. RC Media e Riccardo Crespi, che ha gestito tutte le immagini esterne, tutti i filmati che avete visto anche questa sera, sia nelle riprese che nel montaggio. Riccardo Crespi è un operatore video che spesso collabora con noi, l'avete sentito spesso nominare, quindi un grazie anche a lui per avermi supportato nei tour, nei reparti. Il nostro direttore Marco Ferri, che insieme a Maria Capalbo ha orchestrato questo ciclo di trasmissioni. Cristiana Guerra, la nostra segretaria di redazione, che ha gestito le telefonate. E poi, insomma, ultimo ma non ultimo, il nostro regista Andrea Marcelli, che ha condotto la regia di questo ciclo di trasmissioni, e insomma insieme a lui Irene Guidi, che lo ha coadiuvato negli ultimi tempi. Bene, sono arrivato in fondo, ce l'ho fatta, quindi Missione Salute termina qui questa prima serie di puntate. Ci rivediamo a settembre. Grazie per essere stati con noi, per le vostre telefonate, per il vostro contributo. Speriamo di essere stati sicuramente esaustivi in quanto possibile, e soprattutto di avervi fornito le istruzioni per l'uso. Grazie, arrivederci a settembre.